Angelo Drusiani, Edmond de Rothschild, buonasera, ben ritrovato sulle fonti. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Ecco, partiamo appunto dal decennale tedesco. Oggi per qualche istante lo abbiamo visto sopra lo 0%, attualmente scende di nuovo leggermente al di sotto, però insomma direi un traguardo piuttosto importante. Non si vedevano questi livelli dal 2019 e soprattutto anche lo spread tra il BTP e Bund in netto allargamento. Come possiamo interpretare questi movimenti del Bund? Intanto partirei dal differenziale di rendimento fra Italia e Germania, che io credo risente in maniera importante dell'avvicinarsi delle elezioni del Presidente della Repubblica, sulle quali mi pare che accordo non ve ne sia ancora, ancorché ci sono alcuni giorni, 5 giorni, per vedere di trovare una situazione che possa piacere sia alla destra sia alla sinistra, che sarebbe una bella situazione se davvero alla prima votazione il Presidente della Repubblica venisse eletto. Sarà difficile, ma nulla può essere. Si può sempre sperare che accada. Per quanto riguarda l'andamento del titolo decennale tedesco, il titolo di Stato decennale tedesco, io credo che la situazione dei tassi negativi sia alle spalle, nel senso che sì, ci sarà ancora qualche puntata al ribasso per questa tipologia di titolo, ovviamente rimarranno ancora negativi per qualche tempo i titoli con durata più breve, il biennale, l'annuale e così via. Ma io credo che una situazione di normalità prevede che i tassi sia dei titoli di Stato sia dei titoli emessi dalla società, quindi dalle obbligazioni, offrano un rendimento agli investitori, non sia il contrario, cioè che gli investitori devono pagare un rendimento alle aziende che emettono questi titoli o al tesoro dei vari paesi. Quindi secondo me è un ritorno verso la normalità, anche se ovviamente avrà un costo per chi detiene titoli in portafoglio, perché se aumentano i rendimenti, calano le quotazioni, quindi il capitale che c'è in portafoglio tende a ridursi. Ecco, appunto, considerando tutto ciò che accade sul mercato obbligazionario, senza alcun dubbio movimenti importanti anche negli Stati Uniti, come cambierebbe in questo caso il quadro per il mercato azionario? La situazione qui è abbastanza complessa perché veniamo da un lunghissimo periodo di andamento positivo dei mercati, legato anche ai risultati molto positivi delle aziende. Risultati positivi che sono stati possibili anche dal fatto che molte aziende si sono indebitate a tassi molto molto bassi e di conseguenza con degli effetti negativi sui bilanci che non esistono, cioè effetti negativi nel senso che nella passività, nei costi, i costi erano molto molto bassi per via dei tassi di interesse. Ora si potrebbe andare verso una nuova situazione legata al fatto che se i tassi di rendimenti prima e i tassi di mercato poi saliranno, è evidente che anche le aziende per ricorrere ai prestiti dovranno spendere molto di più e questo si rifletterà sul prezzo dei beni al consumo e non è detto sempre che se i prezzi al consumo vengano aumentati poi i consumatori li comprino. Quindi è qui che i mercati stanno valutando quali potrebbero essere gli effetti di questi attesi e temuti rialzi sensibili da parte delle aziende che venderanno i loro prodotti, causa anche l'aumento dei prezzi dell'energia, sulla reazione dei consumatori. Negli Stati Uniti io credo che le reazioni saranno abbastanza positive perché i consumatori americani sono disposti anche ad indebitarsi pur di comprare i prodotti che servono a loro. In Eurozona io invece ho l'impressione che la situazione sarà un po' diversa perché da noi c'è una maggiore propensione al rischio, quindi più timori verso il futuro. Ecco, giusto per capirci, Piazza Affari è l'unica piazza verso la chiusura che non riesce a mantenersi sopra la parità, cede lo 0,45%, fortemente penalizzata dalla performance e l'andamento delle banche. Telecom Italia, l'ennesima giornata di fila, diciamo, dove Telecom Italia appunto è il titolo peggiore, cede poco più del 3%. Evidentemente al mercato non piace il piano presentato dal direttore generale, scusate, Pietro Labriola. Ecco, giustamente chiedo un parere a questa chiusura dove Piazza Affari è in netta difficoltà, soprattutto paragonata ai propri peers europei. Sa, tenga conto che i cambi al vertice di Telecom Italia sono, non dico fin troppo frequenti, ma insomma neanche troppo lontani uno dall'altro. Quindi questo ai mercati non è che piaccia tantissimo. In più l'offerta da parte dell'azienda americana che sembrava intenzionata di investire nel titolo della nostra telefonia,
Sembra allontanarsi questa possibilità e quindi rimane solo gli investitori tradizionali. E ora dipende, diventerà da vedere come il CDA, il Consiglio di Amministrazione, accoglierà la proposta del direttore generale, poi non so se diventerà egli stesso l'amministratore delegato. Se dovesse accoglierla positivamente, è chiaro che poi ci saranno dei barlumi di speranza, nel senso che se si ripartirà in maniera abbastanza decisa nell'affrontare la concorrenza, che è molto forte in Italia, oltretutto non dimentichiamo che sono molte aziende estere che hanno un'importanza notevole e occupano anche uno spazio molto grande nel mercato, quindi da questo punto di vista è chiaro che Telecom è sola contro tutti, quindi da questo punto certo che ciò significa che occorrerà avere una fortissima guidance in prospettiva e una compattezza a livello di CDA e di direzione generale che consenta all'azienda di fare gli investimenti che si ritengono opportuni per tornare a crescere in maniera costante. Ecco, rimane in Italia ovviamente anche il problema soprattutto per tante aziende, lo abbiamo detto qualche istante fa, rincaro bollette, il Confcommercio ha, come dire, fatto tra virgolette i conti, si tratta di un aumento di costi del 76% in termini di energia rispetto all'anno scorso, e cioè si parla del 2022 rispetto al 2021. Volevo appunto chiedere se, questo fattore potrebbe rendere le aziende energivore italiane meno competitive rispetto alle aziende europee. Su questo non c'è dubbio, perché il rincaro che arriva sul mercato italiano è un rincaro altissimo, lo vedo anche dalle bollette di cui mi parlano alcune persone che le hanno già ricevute relative e che devono essere pagate in questo mese, quindi sono altissime sia quella per il gas, la fornitura del gas che quella della fornitura dell'elettricità. Indubbiamente questo è un aspetto abbastanza pesante, perché non riguarda solo le famiglie, ma riguarda soprattutto le aziende che consumano tantissima energia. E questo dovrebbe indurre il nostro paese a sfruttare quei giacimenti di gas che ci sono nel sud del nostro paese, in Basilicata in particolare, che comunque alle stime che vengono dagli esperti pare che possano arrivare a una fornitura di 10 miliardi di metri cubi, che comunque sarebbe un aspetto importante perché sarebbe all'interno del paese, quindi è vero che i prezzi magari rimarrebbero molto alti, però quantomeno rimarrebbero all'interno del paese stesso senza dover andarsene fuori. E quindi non vi è dubbio che il costo della materia prima, come della manodopera, ma anche dell'energia, ha una valenza fortissima sull'andamento dei bilanci dell'anno. E credo che se non ci saranno degli interventi da parte dello Stato, del governo italiano, sicuramente, le aziende italiane avranno delle contraccolpi negativi sia a livello di commercio sia a livello di industria. Quindi credo che ci sarà pressione sul governo affinché intervenga in maniera importante, a far sì che i costi possano essere in parte leniti. Senta, per quanto concerne il mercato dell'equity, qual è, diciamo, il rischio principale? Cioè le banche centrali che saranno meno accomodanti e che sinora hanno spinto ovviamente i mercati al rialzo, o le pressioni inflazionistiche che si sentono un pochettino da tutte le parti, poi in Europa, in particolar modo l'energia, il costo dell'energia è il contributor principale in termini di inflazione. E quindi qual è il rischio principale in questo caso? Cioè da una parte le banche centrali o dall'altra parte l'inflazione? Ma, sa, le banche centrali vanno a rimorchio dell'inflazione, nel senso che se l'inflazione sale in maniera importante, le banche centrali non possono far altro che alzare i tassi dopo averci pensato, ovviamente, perché è molto, molto chiaro, le banche centrali sanno benissimo che un rialzo dei tassi eccessivo e duraturo nell'arco di un anno ha degli effetti molto negativi sui mercati azionari. E tengo conto che negli Stati Uniti gli investitori optano soprattutto per il mercato azionario e non per quello obbligazionario, quindi le spese, i consumi che gli investitori stessi effettuano nel corso dell'anno sono anche legati ai guadagni che ottengono investendo sui mercati azionari stessi. Quindi a fronte di una caduta dei mercati, quindi di perdite anziché guadagni, c'è anche il rischio che sui consumi si possa abbattere una situazione abbastanza difficile e complessa. Quindi le banche centrali vanno a rimorchio dell'inflazione, l'inflazione sale negli Stati Uniti in maniera importantissima, ma anche in Eurozona, e qualcuno ipotizza addirittura che già mercoledì prossimo, cioè il 26 di gennaio, la Banca Centrale Americana potrebbe alzare i tassi di interesse, come lei poc'anzi ha detto, anche di 50 centesimi, non di 25 soli. 50 basis points. Sì, esatto.
Ecco, questo che cosa potrebbe causare sull'equity? Perché è chiaro che la performance a cui stiamo assistendo oggi, in particolar modo in America, è proprio una performance di paure appunto legate di un rialzo dei tassi addirittura di 50 punti base appena finito il cosiddetto quantitative easing legato ovviamente alla pandemia. Vuol dire che le aziende costa molto di più a indebitarsi, costa molto di più l'energia, come abbiamo detto a parte, ma soprattutto le aziende cosa fanno? Non fanno altro che scaricare sui prezzi di vendita i maggiori costi che gravano su di loro. E questo potrebbe in qualche maniera indurre i consumatori ad essere più prudenti, più parsimoniosi, quindi comprare meno prodotti di quanto ne comprerebbero in situazioni di normalità, quindi di prezzi minori. È sempre molto difficile valutare quello che potrebbe accadere nelle fasi in cui i tassi salgono, anche perché dipende molto dalla velocità con cui saliranno. Si era partiti da un'ipotesi di rialzo di due rialzi nell'arco di quest'anno, poi sono diventati tre, adesso si presume che possano essere quattro. Quindi è evidente che gli Stati Uniti Beh, del resto il gradimento nei confronti di Biden scende troppo velocemente, qualcosa va fatto. Anche perché non dimentichiamo che l'8 di novembre prossimo ci saranno le elezioni di midterm, quindi il presidente rischia di avere la minoranza in Parlamento e questo non gli consentirebbe di guidare la nazione per i prossimi 2 anni in maniera opportuna come egli preferirebbe. Quindi sicuramente è un aspetto molto importante. Peraltro io non so cosa possa fare in questo momento, non può fare certo pressioni sul presidente della Federal Reserve affinché non alzi i tassi di interesse perché sono due aspetti autonomi della vita del paese e quindi difficilmente un presidente andrà a chiedere al presidente degli Stati Uniti, a quello della Fed, dice ma non alzare i tassi perché sennò perdo del consenso. Sì, sarebbe abbastanza difficile, però di sicuro degli effetti negativi sulla sua politica ce ne saranno parecchi se davvero i tassi dovessero aumentare in maniera importante e i prezzi di mercato delle obbligazioni dovessero diminuire. Questo è purtroppo molto spesso è un legame che è molto, molto, molto frequente nel corso degli anni. Quindi in termini di portafoglio che cosa significa? Questa è la mia ultima domanda, e cioè meno tech e più ciclici o no? Perché poi se andiamo a vedere anche le banche, specie a Wall Street, sono veramente in forte, forte calo. Guardi, il calo delle banche sia negli Stati Uniti sia anche in Eurozona è dipeso soprattutto dal negativo andamento dell'ultimo trimestre, cioè del quarto trimestre di quest'anno. Tenga conto che in Eurozona in particolare, ma anche negli Stati Uniti in misura minore, le banche hanno avuto nei confronti delle aziende, dei clienti, delle famiglie un'attività molto inferiore rispetto al passato e quindi hanno svolto un'attività di trading, cioè di compravendita di titoli azionari in particolare molto frequente, con risultati molto buoni perché i mercati sono saliti continuamente fino a un mese fa circa, poco più di un mese fa, e quindi i guadagni dal punto di vista del trading sono stati molto molto elevati, tranne che nell'ultimo trimestre, tant'è che sembra Goldman Sachs ha manifestato anche un risultato molto negativo perché l'utile sul trading è precipitato e così è successo per molte altre banche. Quindi da questo punto di vista le quotazioni delle banche hanno perso sensibilmente terreno proprio in una fase in cui invece dovrebbe aumentarlo, perché se l'economia riprende, se i tassi di interesse salgono, il differenziale fra i tassi attivi per le banche e quelli passivi che devono pagare per raccogliere il denaro aumenterebbero in misura sensibile, i loro guadagni salirebbero in maniera abbastanza importante. Tant'è che fino al dato sull'andamento del trading abbastanza modesto, la prospettiva delle banche era considerata molto, molto positiva. Ora c'è stata questa situazione di insomma, di calo dell'interesse nei confronti delle banche. Io credo che possa venire superato perché comunque se i tassi di interesse saliranno e quindi le aziende dovranno indebitarsi a tassi maggiori, le famiglie a tassi maggiori e le banche potranno prestare loro denaro a tassi superiori per le loro entrate, i risultati delle banche potrebbero o dovrebbero essere migliori nel corso del prossimo anno, di quest'anno, scusate. Ecco, le ha fatto commento ovviamente
ai ricavi trading nel quarto trimestre delle banche americane, però effettivamente questo è vero, cioè diciamo che i ricavi sono stati inferiori rispetto ai trimestri precedenti, però c'è da dire che il problema principale è stato il costo di mano d'opera, cioè il costo dell'operatività. Hanno dovuto ovviamente alzare gli stipendi e quando si tratta delle big di Wall Street, stiamo parlando delle banche, ovviamente i rialzi degli stipendi sono molto significativi, addirittura per il terzo trimestre superiori dell'inflazione, quindi nel senso di nuovo l'inflazione, soprattutto il velocissimo e rapido aumento dell'inflazione ha impattato addirittura la cosiddetta top and bottom line, cioè ricavi e profitti delle banche di Wall Street, cioè non è stato l'unico problema, Sì, soltanto ovviamente il trading. certo, io facevo riferimento al trading perché stavamo parlando dei mercati azionari, però sì, è vero quello che lei ha detto, che il costo della manodopera è salito in maniera importante, peraltro di fronte a un aumento dell'inflazione, le banche non può, negli Stati Uniti in particolare, le banche tendono ad aumentare gli stipendi del personale, non in Eurozona, questo in Eurozona può aumentare l'inflazione finché si vuole, ma gli stipendi restano sempre quelli. Purtroppo sì, grazie mille Angelo, almeno per il momento. Angelo Drusiani, Edmond De Anche Rothschild, grazie. dopo, mi creda. Speriamo di no, perché Speriamo. effettivamente sarebbe, diciamo, le persone sarebbero in difficoltà, anche perché stiamo osservando la stessa shrinkflation, e cioè quando i prodotti diminuiscono a livello di, diciamo, di quantità, però il prezzo va in aumento. Insomma, così effettivamente diventa un po' difficile per il consumatore europeo. Grazie mille per essere stato con noi, alla Grazie prossima a voi, occasione, buona serata. arrivederci.